Messina e di quelli di numerose altre località italiane. La mostra, che anche quest'anno ha riscosso un notevole successo, ha visto, pensate, la presenza di oltre 32.000 visitatori. La Fondazione Sorrento ha tra l'altro sponsorizzato l'allestimento dell'artistico presepe e allestito a Sorrento in Piazza Veniero dai maestri umbri della città di Penna in Tevelina, anch'esso ammirato da migliaia di visitatori. Bene, questa è la motivazione, chiamiamo il direttore della Fondazione a ricevere questo premio e chiamiamo il presidente della Bartolomeo Capasso a consegnarlo, il nostro Enzo Pulga. Sì, allora noi continuiamo, grazie Presidente, noi continuiamo. Scusatemi, un piccolo intermezzo. La Fondazione ha l'obbligo di ringraziare in modo particolare coloro i quali quest'anno hanno fatto delle scenografie del tutto particolari. Chiamo Marcello Avessa, che ci ha riportato il presepe rotondo realizzato da lui con il borgo, gli amici del borgo di Maiano. A lui va la nostra riconoscenza. E quindi questo per lui. Allo stesso modo chiamo sul palco cortesemente Federico Iaccarino, che da solo, mentre l'anno scorso ha partecipato con altri, con gli amici di Sant'Agnello, da solo ha realizzato il grande presepe che ha riprodotto alcuni sconci straordinari di Sorrento, delle marine sorrentine e addirittura di personaggi della cultura, dell'arte e della tradizione sorrentina. A lui grazie della Fondazione Sorrento. Chiamo un'altra volta Marcello, che si è fatto carico e ci ha fatto da gancio con gli amici di Penna in Tevelina, sulle montagne della provincia di Terni, che ci hanno portato un presepe animato straordinario che è stata la gioia dei più vicini a Piazza Veniero per tutto il periodo natalizio. Ciao a lui, a fare questo premio e tutta la nostra riconoscenza di questo ringraziamento. Scusate l'intervento, ma era doveroso che queste persone avessero pubblicamente quello che si sono meritati. E grazie alla Bartolomeo Capasso che mi ha dato questa opportunità. Grazie direttore, grazie. E a tal proposito, proprio perché abbiamo parlato di Penna in Tevelina, ci sono giunte le parole del sindaco Cesare Valeriani, che vi leggo perché sono arrivate poco fa. Innanzitutto mi scuso per non essere qui con voi, ringrazio la città di Sorrento per l'ospitalità riservataci e per l'opportunità di esporre il nostro presepe itinerante che in tanti avete potuto ammirare. Grazie al sindaco Giuseppe Cuomo, al direttore della Fondazione Sorrento Luigi Gargiulo e all'amico Marcello Avessa. Spero che questo sia un punto di partenza dal quale possa nascere una prossima e proficua collaborazione. Il sindaco di Penna in Tevelina. Adesso c'è un'altra sorpresa musicale, giusto direttore? Io chiedo lumi perché sì, è il direttore, quindi il direttore è giusto che mi dia delle giuste dritte. C'è un altro momento musicale, questa volta a cura della scuola di coro dell'Istituto Comprensivo Sorrento, che sono in effetti vincitori del premio Fiorentino. Eccoli qua, cogliamoli con un applauso perché stanno abitando giustamente.
Sì, allora, prima del microfono facciamo un applauso perché adesso sta l'informazione completa. Ecco. Sì, ci dice la maestra che dirige questo coro che giustamente, e mi sembra giusto, faranno loro la presentazione. Chi è che la fa la presentazione? Eccole qua. Il nostro coro, formato da noi alunni delle classi quinte A, B e C dell'Istituto Comprensivo Statale Sorrento, è nato nel 2009, quando frequentavamo il primo anno della scuola primaria. Le nostre maestre hanno voluto stimolare la nostra espressività e infondere in noi la gioia che nasce dal collaborare per un fine comune, in un'atmosfera di grande allegria attraverso l'esecuzione e l'ascolto di brani musicali. In questo percorso fondamentale è stata la nostra maestra di canto, la signora Rosalba Maresca, che ha supportato le maestre con la sua professionalità e la sua dolcezza, avvicinandoci sapientemente al mondo del canto. Nel corso degli anni abbiamo partecipato a varie manifestazioni, nelle quali abbiamo portato la freschezza delle nostre piccole voci e anche le tradizioni e la cultura del nostro territorio. Ora ci reciteranno anche una poesia. Surrietta a Natale. O paese mio, è una meraviglia. De tempi antichi, gente tutto mondo, venendo qua, si è incantata a guardare sto mare e sto cielo, e sti giardini dorati arancio. A Natale, o paese mio, è più bello, picciarilla e allumata, pari se stesso un presepio per accogliere un bambino. A così chi stanno, ha giù voluto sul naco creatore, a terra assai lontana, è voluto venire a nascere proprio qua, lindo paese mio, umile e sincero, come ero tanto anni fa, coi pescatori la marina ranno, catunando nel barco nel mare, quei rezzi pieni piscio, guardavano cielo, priato, e femmine, e creature, e pure l'animale. All'eramento per via e per giardino, lo schizzariello alla collina, a Casarlane a Priora.